Alternativi a chi ha governato Prato per 63 anni e a chi lo ha fatto negli ultimi 4, lontani da logiche nazionali, né abbinati né combinati a questo o a quel partito e anzi frontalmente contro tutti. Il biglietto da visita degli indipendenti per Prato è questo ed è stato proposto ieri sera in un'affollata riunione pubblica in via Genova. Consiglieri comunali Francesco Innaco, Gianluca Banchelli e Luciano Gestri hanno trasformato il loro addio alla maggioranza di centrodestra in un movimento politico che correrà la prossima primavera per l'elezione del sindaco. C'è bisogno che la gente capisca che solo loro possano salvare la città, cioè si aspettano che siano i partiti, questa città muore. Noi ci sentiamo persone comuni, gente che lavora e per passione fa politica, ma che tutti i giorni si rimbocca le maniche e cerca di dare un valore aggiunto alla città. Noi parliamo ai 40.000 che non hanno scelto questi partiti, compreso il Movimento 5 Stelle. Parliamo a quei 40.000 che hanno uno sdegno totale dalla politica e dalla partitocrazia. Rendere giustizia al cittadino. Dentro ai partiti le istanze non sono soddisfatte. Mancanza di lavoro, una famiglia che per motivi di lavoro è sempre più in crisi. Abbiamo bisogno di più sussidiarietà, abbiamo bisogno di più attenzione al singolo, più attenzione anche ai corpi sociali. Nel pubblico, tra gli altri, l'avvocato Andrea Pagnini, che con il centrodestra sfidò il sindaco Fabrizio Mattei, Riccardo Bini, consigliere comunale e provinciale, fondatore di Città Forte, Bruno Gualtieri, ex numero uno di Prato Libera e Sicura. Il candidato a sindaco ancora non c'è, ma è chiaro che le tante anime che ieri hanno tenuto a battesimo gli indipendenti per Prato uniranno le forze. Dovrà avere un'alta predisposizione all'ascolto, al dialogo, capire le esigenze dei cittadini, confrontarsi con la città, confrontarsi con le istituzioni, confrontarsi con tutti e non essere l'uomo solo al comando.